Ultimamente mi sono arrivate delle domande tramite email. Meglio andare in affitto o accendere un mutuo per comprare un immobile? Proviamo a rispondere insieme a questa domanda e vediamo anche nel dettaglio quali possono essere gli scenari. Vedremo non solo quali sono i pro e quali sono o potrebbero essere i contro, soprattutto poi vi darò anche delle dritte su quello che eventualmente si può fare per poter scegliere una situazione piuttosto che un'altra. Mettete un like a questo video e iniziamo subito. Mi chiamo Alessandro Perilli, opero dal 2010 nel mercato delle aste, nel mercato degli stralci, aiutando i clienti a comprare immobili e a risolvere situazioni di debito, oltre che a formare decine e decine di persone per aiutarle a intraprendere questa professione in un mercato sempre più florido, sia per chi vuole arrotondare che per chi vuole crearsi una vera e propria professione aiutando gli altri. Alla fine di questo video ti darò anche un link utile per iniziare ad approfondire ancora di più questo mercato, soprattutto capire come trasformare questo mercato in una vera e propria professione. Iniziamo subito a vedere quali sono le differenze tra chi vuole comprare e chi vuole andare in affitto, quali sono i pro e quali sono i contro. Poi vi darò anche alcuni suggerimenti personali dal punto di vista imprenditoriale o dal punto di vista dell'imprenditore, dell'investitore. Questi suggerimenti potranno aiutarvi anche se non siete degli investitori seriali, cioè se non state lì dalla mattina alla sera a investire perché probabilmente non avete la capacità economica di poterlo fare. Non è un problema, però ci sono dei piccoli accorgimenti che tutti passo passo possono iniziare a fare per iniziare ad avere quella possibilità non solo di ragionare da investitori, ma soprattutto di economica per poter compiere delle azioni da veri investitori. È molto importante fare un distinguo. Ognuno di noi ha delle esigenze, quindi non c'è una regola fissa, giusta, o qualcosa di giusto o sbagliato tra affitto o acquistare. Chiaramente, personalmente, io ho la mia idea, cioè quella di andare in fitto e non di comprare un immobile, a meno che non lo si voglia mettere a reddito. Questo è un altro paio di maniche, ma per andarci a vivere diventa un debito cattivo, ok? Adesso però approfondiamo meglio e vediamo insieme che cosa significa. Innanzitutto, perché guardare la casa come un prodotto finanziario e non come un luogo per viverci? Cosa c'è di sbagliato nell'acquisto? Allora, non c'è niente di sbagliato nell'acquisto, a meno che voi non decidiate di andare a vivere direttamente all'interno di quell'immobile che decidete di comprare. Perché? Perché questa tipologia di investimento, questa tipologia di acquisto vi permette semplicemente di uscire del denaro e non di incamerarlo. Ora, molti di voi chiaramente saranno dei dipendenti, quindi non hanno necessità di comprare un immobile e metterlo a reddito, ma nonostante questo, il fatto di accendere un mutuo e nei primi anni pagare solamente gli interessi su un mutuo e poi iniziare a ripagare quello che è la quota capitale che la banca vi ha finanziato, quello è un grande problema perché lo stesso immobile, nel momento in cui c'è una crisi finanziaria, per esempio, o c'è la perdita di un posto di lavoro, che sempre di più oggi questi scenari sono più che reali, a differenza di tanti anni fa, di 20, 30, 40 anni fa, questo diventa un problema perché mentre voi pagate all'inizio, nei primi anni, solamente gli interessi di un mutuo, succede che quell'immobile poi può essere oggetto di pignoramento. Quindi voi vi ritrovate non solo a non aver il possesso dell'immobile, ma avete anche il problema che avete pagato solamente gli interessi alla banca. Quindi in realtà la banca, fino all'ultimo giorno, fino all'ultima rata, rimarrà sempre il proprietario reale di quell'immobile. Poi c'è da calcolare un altro aspetto molto importante. Dovete calcolare gli interessi, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria su quell'immobile. Quindi, a differenza di chi decide di andare in affitto, dove le tasse, dove la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria sono a carico del proprietario, qui avete voi l'onere
e i costi vivi di tutto ciò. Quindi non solo state cercando di comprare l'immobile, o state pagando una rata di un mutuo che potenzialmente a volte potrebbe essere anche inferiore rispetto a una rata di un fitto, è vero, ma è vero in parte, perché è vero, è uno specchietto per le allodole, cioè voi state solamente guardando quello che è il denaro che state uscendo in quel momento, mese per mese, ma non state guardando tutto ciò che c'è intorno, perché il vostro reddito aumenta, perché ci sono le tasse da pagare, perché c'è la manutenzione da pagare, avete un rischio enorme, siete esposti finanziariamente e soprattutto quell'immobile non è ancora il vostro, ma diventerà il vostro fra 10, 20, 40 anni. Quindi non è solamente la rata in sé per sé che si paga ogni mese, ma è tutto ciò che c'è come contorno. Quindi in realtà come calcolo io ci metterei almeno il doppio rispetto a quello che state pagando di rata di mutuo. Soprattutto siamo sicuri che la rata che il mutuo in realtà è l'unica soluzione che esiste? Non è l'unica soluzione e questo all'estero lo sanno bene. E una cosa importante che bisogna capire è che in Italia siamo abituati, perché ci hanno inculcato in qualche modo sin da piccoli, a comprare casa, che può essere giusto per alcuni di voi, soprattutto a fare il mutuo. Una delle cose più sbagliate è proprio indebitarsi in questo modo. Piuttosto bisogna aprire la mente, così come fanno in America, come fanno in Inghilterra, come fanno all'estero, in Germania, come fanno in altre nazioni d'Europa e del mondo, dove prima di comprare qualcosa si decide di investire delle piccole somme e dagli interessi che derivano nel tempo da quelle somme investite si decide di comprare. Ora è chiaro che molti di voi non avranno neanche i capitali per poter investire, ma non è vero in parte, perché se per esempio un dipendente o voi, se siete liberi professionisti, decidete di investire un 10, un 15% delle vostre entrate ogni singolo mese in prodotti finanziari, investimenti, ci sono diverse possibilità di investire anche piccole somme, anche parliamo anche di 100-200 euro, che vi possono dare un interesse che può essere del 10%, a volte del 20%, chiaramente un po' più rischioso, però c'è la possibilità. Grazie a questi interessi accumulati ogni mese e grazie all'interesse composto, voi riuscite da qui a un anno ad avere un'entrata che vi permette di coprire la rata dell'affitto, che può essere in questo caso, come nell'esempio, di 300 euro o 400 euro, prendendo questi soldi semplicemente dagli interessi. Quindi senza svenarvi, andando a bruciare quello che è il capitale. È questo che la maggior parte degli italiani non riescono a capire. Invece all'estero questa è quasi nel totale una prassi, cioè pagare con gli interessi e non pagare col capitale. Ecco perché il mutuo non è l'unica soluzione. I soldi per l'affitto sono soldi buttati, con un mutuo almeno rimane qualcosa. Questo è quello che pensa l'italiano medio, questo è quello che pensa la maggior parte delle persone. Non sono soldi buttati i soldi dati in fitto. Perché? Perché come ho detto prima, in realtà voi state pagando molto meno rispetto a quello che dovreste pagare se accendete un mutuo, non solo per la rata in sé per sé, ma per tutto ciò che c'è attorno, quello che vi ho detto prima, all'inizio del video. Poi non sono soldi buttati, perché voi avete innanzitutto la libertà di potervi muovere, non avete la certezza che fra 2 anni, fra 3 anni rimanete sempre lì, non avete la certezza che il posto di lavoro è sempre quello, non avete la certezza che da un giorno all'altro decidiate di sposarvi, decidiate di avere una famiglia, quindi avete l'esigenza di una casa più grande. Vi faccio un esempio: un ragazzo parte da un monolocale, poi trova la fidanzata, la futura moglie, quindi si va a vivere in due, si ha l'esigenza di una casa più grande, poi nascono dei figli, poi arriva il cane, poi arrivano i nipoti, quindi c'è sempre nell'arco degli anni, nell'arco di 10-20 anni ci sono necessità diverse. Quindi se comprate un immobile e accendete un mutuo per un bilocale, un trilocale,
e poi avete l'esigenza di avere una casa ancora più grande, e questo diventa un problema, perché avete dei soldi vincolati, avete bloccato gran parte del capitale e non siete liquidi. Poi è vero che vi rimane qualcosa alla fine se decidete di accendere un mutuo, lo pagate, dopo tanti anni vi rimane qualcosa. È vero, ma quanto vi è costato in realtà? Se lo stesso immobile che valeva 100.000 euro all'inizio e su quei 100.000 euro siete stati finanziati e vi è costato 130.000 euro alla fine di tutto quell'immobile, poi avete pagato un immobile che ha un valore in realtà inferiore, quindi avete pagato una somma superiore rispetto a un immobile che in realtà vale di meno, dove 20 anni fa, 30 anni fa valeva 100.000 euro, molto probabilmente adesso ne vale 80. Quindi in realtà avete pagato mediamente 50.000 euro in più sulla stessa tipologia di immobile, spalmato nell'arco di 20 anni, quello che è il mutuo. Quindi con quei 50.000 euro, cos'altro avreste potuto comprare? Come avreste potuto investire quei 50.000 euro e che ritorno sull'investimento avreste potuto avere nell'arco di 20 anni con un tasso di interesse al 10%? Provate a pensare a queste cose qua, perché questo deve essere il modo di ragionare giusto. Ora non sto dicendo che comprare un immobile è sbagliato, ognuno di voi ha un modo di pensare, delle esigenze, ma finanziariamente comprare un immobile per andarci a vivere è sbagliato e soprattutto non recuperi tutto, anche se un giorno volessi vendere l'immobile. Adesso vedremo dove è il segreto, che cosa potete fare. Qualcuno potrebbe dire: come grava l'affitto nel momento in cui una persona va in pensione? È una domanda assolutamente, un modo di pensare assolutamente giusto se lo vedete nella vostra ottica. Chiaramente a livello finanziario e a livello di preoccupazione umana, diciamo così, può essere una preoccupazione. Però provate a pensare se prima di andare in pensione, nell'arco di tutti questi anni, quindi da qui a 20 anni, voi ogni mese investite una certa somma di capitale, che possono essere 100 euro al mese, 300 euro al mese, dipende da quanto guadagnate. Io mediamente vi consiglio di investire un 10%, di cui il 50% con una strategia a lungo termine, l'altro 50% sempre di questo 10, quindi 5% per semplificarlo, il 5% con una strategia a lungo termine, con un 5-10% di interesse fino come conto pensione, e l'altro 5% lo dividete in due, quindi 2,5 con un rischio medio e con un 2,5 un rischio più elevato, dove potete avere degli interessi anche del 100%, ok? Quindi provate a pensare nell'arco di 20 anni se adottate questa strategia. In realtà l'affitto si ripagherà da solo già con questo. Il problema in Italia, anche in gran parte del mondo, è che la gente non riesce a vivere, o meglio, mantenere i costi di vita mensile, di vita quotidiana, al di sotto del 50%, tra affitto, spese e cibo. Si va verso una gratificazione più immediata che a lungo termine, e chiaramente questo poi comporterà non solo che la gente non potrà mai in realtà comprare appunto un immobile, ma soprattutto non ce la farà mai a pensare realmente a una pensione, soprattutto a vivere di rendita, perché questo è quello che poi ci rende veramente liberi. Ora vediamo qual è la differenza in un piccolo schema tra affitto e acquisto. Con l'affitto c'è il pro che sei liquido e puoi investire la rimanente parte di quello che guadagnate ogni mese. I contro, chiaramente, che dovete avere delle garanzie oppure dovete avere dei garanti che vi permettano poi di far sottoscrivere un contratto regolare con chiaramente delle caparre. Però si limita tutto a questo, quindi saranno al massimo 2-3 caparre mediamente, o al massimo anche il costo dell'agenzia da aggiungere. Invece per quanto riguarda l'acquisto avete il pro che alla fine avete un bene proprio, ma dopo 10, 20, 40 anni, cioè alla fine del mutuo, perché in quell'arco di tempo voi in realtà non siete mai titolari dell'immobile, avete sempre un'ipoteca sull'immobile. I contro è appunto che non siete liquidi, avete bloccato il capitale e soprattutto avete dei grandi oneri fiscali, perché chiaramente quello fa reddito ed equivale ad avere un reddito molto alto, e soprattutto
in una fase in cui ci sono degli imprevisti che nella vita possono sempre capitare. Chi pensa che nella propria vita non possano mai capitare degli imprevisti, quelle sono le prime persone a cui capitano imprevisti, proprio perché non calcolano e non valutano quello che può accadere, cioè gli scenari futuri. Gli imprevisti ci sono sempre, quindi siete sostanzialmente bloccati se accendete un mutuo. Proviamo a vedere anche sotto l'aspetto dell'investitore, cioè come guarda un investitore. Vi aggiungo quest'altra piccola striscia nella schermata. Se ragionate da investitori, quindi decidete di prendere un immobile come investimento, i pro sono che innanzitutto potete ottenere un margine, ok? Non guardatela come un qualcosa che avete da qui a X anni un bene, perché non avrebbe senso, nessuno ci garantisce la durata della nostra vita, nessuno ci garantisce che avremo lo stesso posto di lavoro, che avremo le stesse entrate, quindi è un gran rischio. Ma con la lente di ingrandimento, con gli occhiali di un investitore, voi potete agire in questo modo, dove potete sicuramente fare l'investimento nel comprare questo immobile, ma per metterlo a reddito, non per andarci a vivere. Perché fare questo? Perché voi riuscirete ad ottenere un immobile grazie al fatto che avrete sicuramente da una parte una rata del mutuo che avete acceso per pagare questo immobile, ma se la rata del mutuo, facciamo ipotesi, è di 350 euro come nell'esempio precedente, voi potete fare in questo modo: 350 euro è la rata del mutuo, il fitto, quindi la rendita che vi permette di avere un'entrata di 600 euro, voi tecnicamente riuscite a pagare, grazie a quel canone mensile di 600 euro, riuscite a pagare la rata del mutuo e vi rimane la differenza. Quello sarà chiaramente il margine, che non sarà un margine netto, sarà un margine lordo, ma chiaramente avete comunque un cash flow. Grazie a quel cash flow, quindi a questa differenza, voi potete vivere in un immobile in fitto a vostra volta. E in poche parole, voi avete la rata dell'affitto pagata. I contro sono chiaramente che dovete avere i soldi per poter comprare o comunque garantire almeno il 20% su quello che può essere il mutuo che potete ottenere, anche se a volte si può avere il 100%, oppure dovete avere dei garanti e delle garanzie. Una cosa molto intelligente da fare, per esempio, è proprio quella di comprare un immobile all'asta, o comunque, per esempio, chi si affida a noi riesce ad ottenere un immobile che è all'asta giudiziario, che sta per arrivare all'asta attraverso i nostri canali in tutta Italia. Quindi cosa significa questo? Anziché comprare un immobile, come nell'esempio che vi ho fatto all'inizio, dove questo immobile ha un valore di 100.000 euro, poi accendete un mutuo dove con l'interesse arrivate a 130 da qui a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni per esempio, chiaramente questo varia in base al tasso di interesse, voi potete comprare un immobile che ne vale 100, potete comprarlo a 80.000 euro o 70.000 euro. Questo cosa significa? Che se avete un mutuo, anche se fra 20 anni quel mutuo in totale vi viene a costare 90.000 euro con gli interessi, quindi con 20.000 euro di interessi, in realtà voi avete comprato un immobile che 20 anni prima ne valeva 100, e anche se ipoteticamente oggi ne vale 90, siete comunque alla pari, e se volete rivendere quell'immobile dopo 20 anni recuperate tutto il capitale. Ma nel frattempo, mettendo a reddito questo immobile, quindi facendo come vi ho fatto vedere nell'esempio di prima, sottraete a quello che è il fitto la rata, quindi si ripaga da solo e avete un cash flow, voi in realtà per 20 anni siete andati in profitto. E questa è la mentalità da investitore, la mentalità che dovete adottare. In Italia ci sono, così come all'estero, e stanno arrivando dall'estero un sacco di gente, oltre che chiaramente anche a tanti italiani, perché non tutti non hanno la capacità di poter investire, ma ci sono un sacco di italiani che hanno capacità di investire, soprattutto non su un immobile ma su tanti immobili, e adottano questa soluzione, ok? Quindi comprare all'asta, si affidano a noi, noi li aiutiamo a risparmiare innanzitutto in fase di acquisto il 30%, per poi mettere a reddito e ottenere per 20 anni, per tutta la vita, o lasciare poi in eredità un cash flow sempre continuo. Ci sono un sacco di persone, investitori,
piccoli imprenditori che vogliono intraprendere questa strada e ci contattano. Per questo oggi avete la possibilità di essere voi in prima persona ad adottare questa strategia che vi ho detto all'interno di questo video, oppure aiutare queste persone ad adottare queste strategie. E l'unico modo per poterlo fare è imparare a diventare dei professionisti di aste e stralcio, quindi percorrere entrambi i canali da professionista. E l'unico modo che avete per farlo è quello di seguire la nostra formazione, affiancarvi a noi, e all'interno, sotto questo video, vi inserisco anche un link che vi permetterà di entrare in una lista di attesa per partecipare a un corso gratuito che vi permette di capire come iniziare a trasformare questo mercato in una vera e propria professione, che vi può portare tranquillamente con un solo cliente ogni mese una media di 7.000 euro al mese, ok? Se ne avete di più, tanto di guadagnato. Ci sono operazioni che vi porteranno 5.000 euro, ci sono operazioni che ve ne porteranno 10-15.000 euro, quindi dipende tutto dall'operazione, ma mediamente stiamo tra i 7 e gli 8.000 euro al mese. Ora la domanda che vi porgo è: preferite l'affitto, preferite comprare un immobile indebitandovi con un mutuo per andarci a vivere, o preferite comprare un immobile per metterlo a reddito in modo tale che potete avere un canone di affitto gratuito? Scrivete qui sotto questo video le vostre domande, scrivete sotto questo video i vostri commenti, ditemi la vostra, ditemi se condividete quello che è il modo di vedere da parte di un imprenditore e soprattutto da parte di una persona che tutti i giorni ha contatto con persone che ragionano in questo modo, sia da un lato che dall'altro. Mettete un like a questo video, condividetelo e iscrivetevi alla lista di attesa per partecipare al corso Aste per Business, che vi spiegherà in maniera gratuita come poter iniziare a capire il mercato delle aste, come poter iniziare a trasformare questo business in una vera e propria professione.